Bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie liché. L'influencer Soleil Sorge ha in mente un piano segreto. L'appello urgente ai fan stuzzica la curiosità della rete. Bomba in arrivo. L'influencer e opinionista Soleil Sorge ha recentemente esordito nel format social, GF VIP Party, spin-off del più celebre programma in prima serata su Canale 5. Lo spazio, gestito dall'ex GFina e dal collega Pierpaolo Pretelli, si occupa di sviscerare le dinamiche del reality per antonomasia, ricorrendo anche all'intervento di numerosi ospiti in collegamento. Archiviato una volta per tutto il controverso, triangolo televisivo, che l'ha vista coinvolta assieme a Delia Duran e Alex Belli, Soleil Sorge sta puntando tutto sugli studi e sulla formazione. In parallelo, inoltre, la bella italo-americana promuove il suo brand omonimo, State of Soleil. Nelle ultime ore, però, Soleil Sorge ha lanciato un appello ai numerosi follower, e la richiesta appare assai curiosa. L'ultima edizione del GF VIP, a differenza delle precedenti, si sta distinguendo nell'immaginario dell'opinione pubblica per i reiterati episodi di bullismo perpetrati nello show. Marco Bellavia ha aperto le danze, abbandonando il reality in seguito al pesante clima di indifferenza e ostilità da parte dei compagni di avventura. Il suo ritiro ha scatenato un autentico polverone in rete, tafferuglio mediatico risoltosi solo parzialmente con la squalifica di Ginevra Lamborghini. Attualmente il format è nel mirino degli spettatori a causa di un'identica tendenza nei confronti dell'influencer Nikita Pelison. La modella triestina, infatti, subisce costantemente gli attacchi feroci di Eleonora Ferruzzi, che la ritiene una temibile rivale nel suo rapporto con Daniele Dal Moro. Sputi, insulti, riferimenti al malocchio e body shaming, nelle ultime ore la casa di Cinecittà è stata teatro dei peggiori esempi di ostilità e rivalità in salsa, starlette televisive. Soleil Sorge ha mantenuto sinora un profilo basso, salvo poi rivolgere ai follower una richiesta quantomeno strana, l'influencer ha invitato i fan a condividere sotto un suo tweet i peggiori commenti e insulti in rete che la riguardano direttamente. L'ex GFina ha cinguettato, sto raccogliendo video di insulti, attacchi nei miei confronti per un progetto molto interesting. Show me what you got. E il popolo della rete ha aderito volentieri all'iniziativa. Il suo nuovo progetto consisterà forse in un manifesto contro il bullismo e le violenze verbali gratuite? Non conosciamo i dettagli del caso, ma siamo sicuri che l'influencer riserverà al pubblico un entusiastico effetto sorpresa. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.